Convegno e cerimonia di chiusura per il progetto I Castelli del Nisseno tra eredità culturali e visioni territoriali, ideato e organizzato dal Lions Club Caltanissetta dei Castelli, presieduto da Fabiola Safonte. Nel circuito dei Castelli anche il Castelluccio e Granai Ducali di Gela. Lancio senza dubbio positivo ad oggi e lo sarà spero anche dopo il convegno e nei mesi futuri. Si è trattato di un progetto molto articolato, complesso, ambizioso che ha visto coinvolti diverse realtà, un comitato scientifico con studiosi di calibro nazionale e internazionale, le quattro università, diverse società scientifiche, le 12 amministrazioni comunali e le 12 pro loco dei comuni interessati dei 15 castelli. Il club è impegnato in prima linea, quindi in un'azione di servizio verso il territorio nell'anno del ventennale dalla propria fondazione, in cui abbiamo deciso di non essere autoreferenziali, quindi celebrando noi stessi come solitamente si può fare in questi casi, ma di spendere energie, competenze e professionalità a servizio del territorio in un progetto che vuole mirare alla promozione e alla valorizzazione territoriali, sì delle opere fortificate presenti, ma anche del contesto, del paesaggio e degli aspetti rurali, essendo comunque tutti i castelli posizionati in quelle che sono le aree interne. Quali possono essere le nuove prospettive di sviluppo economiche nel sud dell'Italia, in particolare nel territorio di Gela e Caltanissetta? Ma io a partire da questo convegno di oggi mi rendo conto e come dire, lo vedo proprio direttamente, che questo elemento dei castelli può diventare un punto importante di attrazione per il territorio, punto di posizionamento del territorio nelle reti della competizione globale che si fa sempre più forte. Veniamo da una cultura economica novecentesca, per cui l'economia si sviluppa soltanto attraverso la produzione di beni materiali. Oggi sappiamo che la produzione di beni materiali è una parte sì importante, ma non è sempre fondamentale in un'economia del territorio. L'identità storica del Sud Italia per qualche decennio forse si è smarrita. Sono state cercate delle forme di economia forse lontane dalla vera identità, dalla vera anima dell'Italia, in particolare di questo territorio. Secondo lei è possibile fare della storia gloriosa di questa terra nuove prospettive d'economia? Mi occupo di storia perché sono molto interessato al futuro. Il passato non è soltanto un ritorno a qualcosa che non c'è più, ma è il contenitore di tanti ingredienti che ci servono a progettare un nuovo modello di sviluppo oggi, che quello novecentesco è chiaramente in crisi. È un modello che ha progressivamente marginalizzato, espulso, escluso tanta parte del nostro territorio, a partire dalle aree interne, dalle aree rurali, dalle aree montane e collinari che costituiscono i due terzi del nostro paese. Ci siamo concentrati sulle aree di polpa, sulle città, su poche coste. È il tempo dunque di tornare a pensare allo scheletro di questo paese, alle sue aree, più periferiche, rugose, ma importanti.